Riprendere subito confidenza coi tre punti, soprattutto avere un altro atteggiamento e cancellare la poca determinazione vista con la Carrarese. Questi i propositi del Pescara per il match di domani all'Adriatico contro il Gubbio, direzione di gara a Cumara di Verona. Il pari interno di mercoledì non è andato giù ad Auteri, il quale ne ha parlato con la squadra. Ecco che cosa non è andato. Che non mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra, da che punto di vista? L'ho già detto prima, dal punto di vista della cattiveria agonistica, dal punto di vista della voglia di vincere e di sacrificarsi e di giocare a calcio e di condurre in porto un risultato che sarebbe stato importante. Quindi è tutto resettato, le scelte le farò domani all'ultimo momento in funzione di quello che parlerò con tanti, chiaramente, perché comunque siamo alla terza partita in 7 giorni, ma quello che conta, ma questo vale anche per gli altri, ma quello che conta è l'aspetto mentale. Devi andare in campo un Pescara affamato e non sazio. Sul fronte formazione va verso il ritorno tra i titolari Mirko Drudi, che ha smaltito il trauma cranico riportato col Montevarchi, out Memushai per un problema alla caviglia, e Derisio alle prese col Covid. Ballottaggio tra Diambò e il neo arrivo Pontisso per un posto in mediana al fianco dell'intoccabile Pompetti. Zappella e Rasi favoriti sulle due corsie. In avanti Clemenza, 2 gol all'andata, spera di avere una chance al posto di uno tra Rauti e Dursi. Così Auteri presenta gli avversari. Il Gubbio è una squadra molto fisica, soprattutto quello, giocatori strutturati, è una squadra di grande impatto fisico. Noi dovremmo essere bravi a rispondere da questo punto di vista, quindi dal punto di vista agonistico, e fare prevalere i nostri criteri e le nostre caratteristiche migliori. Nel Gubbio fuori causa l'infortunato Cittadino e lo squalificato Di Noia. In difesa si vedrà Tazer prelevato al posto di Ucadà. In mediana spazio all'ex Boulevardi. Davanti occhio ad Arena, scatenato all'andata, mentre Spalluto potrebbe giocare al posto di Sarau. Dobbiamo dar continuità a queste prestazioni, giocare e giocare con personalità, con coraggio, andare a pescare e giocarci. Con grande rispetto, ma senza nessuna paura degli avversari, anche perché io poi penso che tutti si possono battere, anche se il valore della squadra del Pescara è un valore importante.